Beh, grazie per la domanda, anche se io tenderei a metterla più sul piano politico che su quello personale, nel senso che c'è stata una vicenda personale che in parte è anche poi peraltro uscita sui media, eccetera, ma più che la mia vicenda personale, forse quello che è successo a me è quello che è successo a tante altre persone, un po' in tutta Italia, che avevano originariamente creduto nel Movimento 5 Stelle, che forse erano stati poi i protagonisti della fase iniziale, quella che va dal 2008 più o meno fino al 2011-12, fino forse al 2013, il momento in cui il Movimento 5 Stelle entra in Parlamento, che è stato secondo me il momento in cui è veramente cambiata la natura e la mentalità interna del Movimento 5 Stelle. Perché io devo dire, tra l'altro, io sono sempre stato mi definisco un cittadino attivo tuttora, cioè un cittadino che si interessa dei problemi della sua città, che legge i giornali, le fonti di informazione, cerca di capire cosa fa anche chi amministra la città, e si interessa della politica e cerca di avere le proprie idee, formarsi un'opinione, pur senza aver mai fatto politica, perché io avevo fatto un po' di attivismo a livello universitario quando ero studente, ma non avevo mai partecipato a un partito, pur avendo conoscendo anche persone che erano dentro, perché non mi piaceva proprio la forma del partito. Quello che invece mi convinse a partecipare al Movimento 5 Stelle era proprio un'idea diversa. Era questa idea della partecipazione attiva a tempo determinato alla propria città, civica, estremamente civica nel pensiero delle origini, collegata all'altra idea che era potenzialmente dirompente della partecipazione diretta, nel senso di avere i cittadini che si interessassero direttamente, tutti i cittadini, insomma un po' per una parte del proprio tempo, al bene comune, alle vicende della propria città e contribuissero le idee e anche contribuissero in un certo senso a mantenere attivo un ciclo di controllo da parte dei cittadini su chi poi viene chiamato ad amministrare, che è quello che secondo me è mancato per molti anni, permettendo poi alla politica di degenerare in un circolo chiuso e autoreferenziale. Per di più io, anche per professione, perché io sono ingegnere esperto di internet, e anche per attitudine, venivo da una decina d'anni di esperienze anche internazionali, proprio nel campo della partecipazione online, della democrazia diretta tramite la rete. Quindi queste idee che erano alla base del Movimento 5 Stelle delle origini, erano veramente molto interessanti, anche potenzialmente dirompenti, tant'è vero che in tanti altri paesi europei si sono poi sviluppate forze politiche su questo modello, in Spagna, in Germania, in Svezia, un po' dappertutto. E purtroppo da noi questa cosa invece è progressivamente degenerata, cioè se nei primi anni del Movimento 5 Stelle veramente c'era un'elaborazione anche intellettuale con persone di un certo livello, che cioè, ci siamo anche scervellati per diversi anni su come realizzare veramente, far funzionare questi meccanismi di partecipazione. E così via. Nel momento in cui poi è arrivato il potere vero, il Movimento 5 Stelle ha cominciato ad entrare prima nelle regioni, poi è arrivato in Parlamento e così via, lì la situazione è degenerata completamente, nel senso che da una parte, forse anche dall'altro, da parte insomma, dei fondatori che nei primi anni erano stati effettivamente soltanto abbastanza dei garanti, io non ho mai avuto grandi pressioni, nessuno mentre ero consigliere comunale mi ha mai detto da Grillo, da Casaleggio, cosa dovevo fare, cosa dovevo dire. Però questa cosa effettivamente è cambiata negli ultimi anni, cioè si è assistito a una concentrazione del potere e a un rivendicare anche forse una forma un po' più padronale forse del partito, di quello che è in origine un movimento trasformato in un partito. Ma questo anche perché forse si è assistito al pericolo di esplosione del movimento, proprio perché non era forse ancora matura questa partecipazione, questa forma di autogestione da parte dei cittadini e forse si è scelta una scorciatoia che permettesse di arrivare più velocemente al potere, sfruttando questo vuoto anche che c'è nella politica, che però ha significato sostanzialmente svuotare di qualunque significato questa idea originale della democrazia partecipativa, trasformandola in forme di plebiscito online, prive sostanzialmente di significato, perché la democrazia non è soltanto il voto, esprimere la votazione. Il voto ha un significato se è un voto informato, se è un voto meritato, se è un voto che permette a tutti di esprimere una proposta e quindi alla fine non si vota soltanto su quello che è già stato deciso dall'alto, ma tutti possono presentare una proposta e elaborare una proposta via via migliore. Tra l'altro anche con sistemi tecnologici che permettono di fare questo processo non solo fra cinque persone, ma addirittura fra migliaia di persone. E questa è stata una cosa che si è progressivamente perduta. Forse anche perché nel momento in cui si arriva vicino al potere vero ci sono anche interessi economici, forse. Cioè, è triste dirlo, ma sono tutte persone umane, per cui sicuramente anche l'interesse delle persone che non hanno una grande posizione sociale, non hanno uno stipendio e vedono nella politica il modo di sistemarsi, di trovare un modo di mantenersi. Però, in generale, il Movimento 5 Stelle a un certo punto ha scelto di lasciar perdere questi principi originari e di pensare alla conquista del potere anche tramite scorciatoie, se volete, slogan semplificati, insomma, accentuando questo spazio di populismo che c'era dalle origini, che però era sotto controllo. Cioè, quando
nei primi anni c'erano anche, c'erano già le persone che magari in rete insultavano, urlavano e così via, c'erano anche le prese di posizione di Grillo, però per noi che lo vivevamo queste cose erano relegate al folklore, perché noi in realtà eravamo molto liberi, noi appunto nelle nostre decisioni dal basso, fino a quel periodo lì, 2013 così, siamo sempre stati liberi. E soltanto dopo che effettivamente progressivamente quella parte lì ha preso il controllo della situazione e dall'altra forse si è cercata quella parte lì perché è più controllabile, perché è più orientabile, perché non poneva domande, non questionava, insomma. E quindi alla fine si è perso l'idea originaria. E al punto di oggi, poi uno può anche essere comunque, cioè, conosco anche tante persone che magari deluse in questi principi iniziali, però continuano a credere nel Movimento 5 Stelle, se non altro come meno peggio, o comunque come modo di scardinare un sistema. Però effettivamente al giorno d'oggi il Movimento 5 Stelle come mentalità interna è un partito come gli altri, anche con le sue correnti, con le sue carriere, con le sue cordate, con tutto quello che si vede normalmente nei partiti. E questo però è un peccato, chiudo, perché il peccato vero è anche che, come me, tante persone che non si erano mai avvicinate alla politica, che invece hanno trovato con il Movimento 5 Stelle delle origini la voglia di impegnarsi per la città, ne sono uscite ancora più deluse di prima, per cui adesso non so, è chiaro che l'interesse, la passione, se volete, anche per la politica non sparisce, uno se la porta dentro, però la voglia di impegnarsi di nuovo in prima persona, di fare come feci io nel 2011, di sbaraccare la mia attività professionale, rinunciare anche a una buona quota del mio reddito, fare a tempo pieno l'attività politica della mia città, forse prima di farlo una seconda volta ci penserei. E come me, tante persone che hanno provato questa esperienza e ne sono uscite bruciate in questo modo.